poi ci portassimo una cosa di umano. Gianfranco Settone c'è anche. Non c'è Gianfranco. Sì che c'è Gianfranco. È Claudio. Girati, lui è candidato con il nemico. Guardate, è troppo complicato. Cioè, questo qua, sì, cioè, sì. Io faccio lo spazio. Con un po' di emozione, sì, perché questa è, oltre che una giornata importante dal punto di vista politico, è anche una bellissima festa. Grazie a tutti voi della partecipazione. Grazie di questa accoglienza. Grazie, davvero. Questa mattina, mentre mi recavo a Ghilarza per visitare la casa di Antonio Gramsci, leggevo i giornali nazionali che parlano della Sardegna, che parlano del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che ha preso il coordinamento delle indagini
sulla penetrazione delle organizzazioni mafiose nel ciclo dell'eolico qui in Sardegna. Governatore Cappellacci, che delusione. È finita presto la fiaba qua di una Sardegna terra e nella protezione accanita della bellezza. E dovete farne una battaglia non solo del popolo sardo, è una battaglia internazionale. Qui siamo davvero al cospetto dell'umanità, in uno dei punti magici dell'intero mappamondo. Non hanno il diritto di continuare a ferire e a oltraggiare la bellezza di Sardegna. Per questo occorre fermarli. Ma io devo essere sincero fino in fondo. Se loro pensano di poterlo fare, questo colpo, se pensano che sia normale tirar fuori gli artigli, questo accade perché anche da quest'altra parte ci sono delle colpe e delle responsabilità. Questo accade perché tante volte redditi dei ceti medio-bassi, ma sarà attraverso il dimezzamento dei trasferimenti ai comuni che un po' non potranno più erogare i servizi sociali. Già oggi fanno fatica i comuni a pagare per esempio i pullmanini per il trasporto dei bambini portatori di handicap nelle scuole. Già oggi si taglia lì, si taglia drammaticamente lì. Quando abbiamo finito di raccogliere i voti, non abbiamo finito nulla, abbiamo cominciato. Perché dal giorno dopo si tratta di raccogliere i volti Bravo. Delle persone. Si Niki deve prendere un aereo e quindi deve andare via subito, vi abbraccia. Per Efisio Arbau e per Gianni Salis.